Cherchi, organizzatore di questa prima edizione di Handbike a Fontaneto d'Agogna. Perché Gian Domenico una gara di handbike in questo paesino? Perché abbiamo voluto realizzare qualcosa di importante che uscisse dai canoni normali dell'organizzazione delle gare. Noi purtroppo abbiamo avuto un ragazzo, un carissimo amico che con noi partecipava alle gare, organizzava le gare, è stato colpito purtroppo da un problema durante un'uscita in bicicletta come tutti noi. È rimasto purtroppo su una sedia a rotelle e noi ci sentivamo in dovere di fare qualcosa per lui. Stiamo parlando di Matteo Sacchi. Cioè Matteo Sacchi, credo che tutti conoscano Matteo per la grande forza di volontà, per il coraggio che ha manifestato in questi anni. Non si è mai abbattuto, ci ha dato degli insegnamenti e noi dobbiamo... Onore e merito a queste persone che ancora credono nella amicizia e nella partecipazione. Matteo Sacchi, organizzatore di questa prima gara di handbike. Abbiamo provato a fare anche questa qua, dopo anni di mountain bike e ciclismo su strada, speriamo vada tutto bene. Se va tutto bene stavolta continuiamo. Ciao Matteo. Ciao. Buongiorno, da dove venite? Varese. Da Varese dove di preciso? Varese dove? Marco? No, provincia di Varese. Dalla provincia comunque siete di Varese. Noi siamo di Varese. Ah, siete di Varese anche voi? Siamo la Pola noi. Ah, la Pola. La Pola di Varese. Nome? Tricolore. Caldonazzo, settimana tricolore, il 15-16 di giugno 2012. Era la prima volta? No, no, l'anno scorso ho vinto la prova su strada ma non la cronometro, quest'anno prova e cronometro, tutte e due. Mi piace il Piemonte. Complimenti. Grazie. Vincesco, una ragazza scuola. Prima della gara. Sì, va bene. Prima della gara. Dopo la gara non si sa come staremo. La promettiamo adesso. Secondo me starete ancora meglio. Sì. Allora, speriamo. A bottone. No. Quanti chilometri in una settimana per affrontare una gara di questo tipo? Sui 250. Quanto tempo pratichi questa attività? Ma 6-7 anni con il bike. Sta prendendo piede in Italia secondo sì, te? Sì, ormai ha già preso piede, ormai è a livello diciamo quasi professionistico.
Quanti anni, scusa? 71. Complimenti, 71 bravo. Anni. Complimenti, complimenti. Fategli un bacio, un bacio, se lo merita un bacio, fategli un bacio, dai, che io vi riprendo. Bravo, complimenti. Complimenti. Avete preso tant'acqua, ci dispiace tantissimo. Noi comunque abbiamo cercato di darvi un'accoglienza il meglio che potevamo fare. Vi aspettiamo tutti il prossimo anno, perché comunque è nostra intenzione riprendere la manifestazione. Grazie di cuore, veramente scusate per il disguido. Simone, eccoci qua. A lei. No, stavo dicendo che è interessante osservare questi ragazzi con il loro entusiasmo, perché nel vederli riceviamo forza noi anziché il contrario, ed è sempre così. Eccoci. Saluta Matteo. Eccoci.